Carissimi amici e amiche, bentornati ad una nuova puntata del ciclo di catechesi dedicato a Maria di Magdala. Negli scritti di Maria Valtorta stiamo seguendo l'itinerario ecco, avvincente di questa grande donna che passa dal fango di una vita spesa nella lussuria alle, alla segua di Gesù e al cammino verso la santità passando attraverso la meraviglia veramente straordinaria del suo cuore grande, forte, pieno di amore e anche del suo eh, spirito di penitenza come stiamo imparando a conoscere e a vedere. Siamo giunti più o meno a un terzo del nostro cammino e il paragrafo che ci attende oggi, che cominciamo subito a leggere, si intitola Ella è come il fango divenuto fuoco nel sacrificio offerto da Neemia. Comincio subito la lettura così ce la gustiamo senza indulgere troppo in chiacchiere preparatorie. Venendo da Betlemme di Galilea, Gesù e i suoi hanno raggiunto il mare. Nei pressi di Sicamì, non sono ad attenderli molti discepoli. Che li accompagnano fino a delle povere casupole sulla baia, dove possono ristorarsi. Ed è bello mentre il crepuscolo cala e il mare mormora: le preghiere della sera, con il fruscio della risacca sulla spiaggetta ghiaiosa, vedere la cena di Gesù con le donne e gli Apostoli seduti a rozzo tavolone, mentre gli altri, parte seduti per terra, parte su sedili o ceste rovesciate, fanno cerchio alla tavola principale. Presto termina la cena e ancora più presto è sparecchiato perché le stoviglie erano ben poche per i più importanti ospiti. Il mare si è fatto di un nero d'indaco nella notte ancora senza la luna e tutta la sua imponenza si disvera in quest'ora mesta e solenne proprio delle coste marine. Gesù, altezza bianca fra le ombre sempre più scure, si alza da tavola e viene al centro della piccola turba di discepoli mentre le donne si ritirano. Isacco e un altro accendono sull'arena dei piccoli fuochi per illuminare e per tenere lontano i nuvoli di zanzare che forse vengono da acquitrini prossimi. La pace a voi tutti. La misericordia di Dio ci unisce in anticipo sul tempo fissato, dando reciproca gioia ai nostri cuori. Io li ho scrutati tutti. Questi vostri cuori moralmente buoni, come lo dimostra il vostro essere qui in attesa di me, informazione in me spiritualmente ancora imperfetti, come lo dimostrano certe vostre reazioni che confessano come ancora in voi perdura il vecchio uomo di Israele con tutti i suoi concetti e preconcetti, e non è ancora uscito da esso come farfalla da larva l'uomo nuovo, l'uomo del Cristo, che è del Cristo ha l'ampia, luminosa misericordiosa mentalità e l'ancor più ampia carità. Ma non vi mortificate se io ve li ho scrutati e letti in tutti i loro segreti. Un maestro deve conoscere i suoi scolari per poterli correggere nei loro difetti. E credetemi, se è un buon maestro, non si disgusta per i più difettosi, ma anzi proprio su quelli, egli si curva di più. Per migliorarli voi sapete che io sono un buon maestro ed ora vediamo insieme queste reazioni e questi preconcetti vediamo di considerare insieme il motivo per cui qui siamo e per la gioia che questo essere uniti ci dà sappiamo benedire il signore che sempre da un singolo bene ottiene un bene collettivo vorrei prima di proseguire permettere soltanto di, di fare un, un piccolo stress una piccola sottolineatura e tra per comprendere la differenza che c'è tra una persona che è moralmente buona e che va bene ma che ha ancora bisogno di crescere e di perfezionarsi qui Gesù lo spiega chiarissimamente dice, voi, io ho scrutato tutti quanti i vostri cuori sono tutti moralmente buoni e questo già è tanto, è la base di partenza per un cuore moralmente buono vuol dire che è animato da buona volontà e quindi vuol dire che non è un cuore mh, disposto a scendere a compromessi col peccato e questa è una condizione basilare per un cammino di santificazione però questo non basta si può essere moralmente buoni però essere spiritualmente imperfetti cioè pieni di pregiudizi preconcetti modi svalvolati di vedere le cose, di pensare, si può essere come dire, più o meno influenzati, ci dite che si fate in passato, da ferite che ci portiamo dietro, eh, situazioni di vita non risolte, perdoni non concessi o non ricevuti. Quindi l'essere umano è un, è un complesso, certamente l'essere moralmente buoni è la condizione di base però non basta né per vivere una vita santa, perché eh, la, la santità significa perfezione e la perfezione richiede una spiritualità perfetta, quindi di essere non soltanto moralmente buoni, ma anche spiritualmente perfetti, e l'aver eh, chiuso, risolto sanato le situazioni di, 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 di morte o di sanguinamento, ecco, ricordiamo l'episodio evangelico. Dove Gesù in contemporanea quasi guarisce eh, l'emorroissa e fa risorgere la figlia del, di, di, di Gairo, no? Ecco, quindi un episodio molto importante, è molto significativo dal punto di vista simbolico. Quindi teniamo presente questa cosa. Ecco. E come Gesù, dice, vi ho salutati, vi conosco perfettamente, è un buon maestro che corregge il discepolo ovviamente se il discepolo si fa correggere <ride> e qui mi permetto insomma di, di fare qualche eh, sorrisino un po eh, non ironico eh, eh, ma oserei o definirlo esistenziale nel senso che l'esperienza insegna specialmente sono soltanto in cura d'anima, d'anime, è che cor correzioni sono sempre poco gradite. Eh, in Molti cercano lavoro ma pregano Dio di non trovarlo, si dice a Roma, <ride> nel senso che sì, 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 voglio, voglio una direzione spirituale, voglio, sì, fai, fai un padre spirituale, fai questo, fai, fai quell'altro, però quando c'è un difetto che fai notare, che fai correggere, oppure una situazione da sanare... È raro che si trovano che si trovino, scusate, situazioni di accoglienza, di docilità e, e soprattutto di farsi aiutare uscire fuori da certe da certe gabbie, da certe situazioni. Va bene, adesso sentiamo, però, Gesù, eh, che tipo di screening fa agli astanti e ai presenti, quindi che tipo di eh, situazione appunto, di di, di imperfezione spirituale vuole manifestare, ho sentito dalle vostre labbra la vostra ammirazione per Giovanni di Endor, tanto più ammirazione perché egli si professa peccatore convertito. E su questa sua vecchia qualità e su quella nuova appoggia la sua tesi di predicazione presso coloro che vuole portare a me. È vero, egli era un peccatore, ora è un discepolo. Molti di voi sono ormai venuti al Messia per suo merito. Vedete dunque che proprio con quei mezzi che il vecchio uomo di Israele sprezzerebbe, Dio crea il nuovo popolo di Dio. Ora io vi prego di astenervi dal giudicare con giudizio malsano la presenza di una sorella che il vecchio Israele non comprende come discepola. Ho ordinato alle donne di riposare, ma non era tanto l'ansia di dare loro riposo, quanto quella di poter dare a voi una santa valutazione di una conversione e di impedirvi di commettere peccato contro l'amore e contro la giustizia. La ragione per cui ho dato quel comando che ha certo addolorato le discepole. Maria di Magdala, la grande peccatrice di Israele, quella che non aveva scusa al suo peccato, è tornata al Signore. E da chi aspetterà e la fede e misericordia se non da Dio e dai servi di Dio? Tutta Israele e con Israele gli stranieri che sono fra noi, quelli che molto la conoscono e che severamente la giudicano ora che non è più il loro complice negli stravizi, critica e deride questa risurrezione. Risurrezione. È la parola più esatta, non è il più grande miracolo risuscitare una carne. È un miracolo sempre relativo perché è destinato ad essere un giorno annullato dalla morte, io non do immortalità al risuscitato nella carne, ma do eternità al risuscitato nello Spirito. E mentre un morto nella carne non unisce la sua volontà di risorgere alla mia, perciò il merito da parte sua non c'è. Nel risuscitato nello spirito è presente la sua volontà, anzi, è la prima ad essere presente, perciò non è assente il merito del risuscitato. Ecco, su quest'ultimo punto, su quest'ultimo eh, capoverso, io vorrei fermarmi un attimo perché qui Gesù dice delle cose molto molto importanti il più grande miracolo che Dio possa fare questo lo scrive San Tommaso da qui nella somma teologia è la conversione del peccatore non c'è miracolo più grande molto più grande della risurrezione di un corpo Gesù ne ha fatte tre di risurrezioni poteva fare pure 3.000. I Vangeli evangeli se ne attestano tre no? gli, 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 ricordiamo quindi la figlia del sinagogo Gairo, il figlio della vedova di Nain e poi la più strepitosa quella insomma che doveva aiutare le persone a capire bene chi era Gesù che era la risurrezione di Lazzaro dopo quattro giorni ma questi sono tutti quanti morti di morte naturale spiega Gesù eh, perché quella risurrezione non è come la risurrezione dalla morte di Gesù quindi una vittoria sulla morte Cristo risuscitato dai morti non muore più, scrive San Paolo. Quelle si dovrebbero chiamare, più che risurrezione, come dire, rianimazioni. Cioè, non, non le chiamiamo così perché, eh, sapete, eh, nel linguaggio comune, anche medico, se dice che uno va in rianimazione, eh, ma non è morto, ma resta in coma reversibile e poi si riprende. No, no, questi erano morti veramente. Quindi, però, di fatto, quello che è successo si, si può definire rianimazione. Perché semplicemente Gesù ha richiamato l'anima nel cadavere, e il cadavere è cessato di essere tale, è ritornato ad essere corpo ed è ritornato a vivere. Tutto qui detto in due parole. Eh, certo è una cosa strepitosa, perché in non è che questa cosa si può fare se uno non ha l'ausilio dell'Onnipotente dell no? Ovviamente Gesù non c'ha bisogno dell'ausilio perché è lui l'onnipotente però questa non è una grande cosa niente meriti da parte del, del, del risuscitato e sì, un dono destinato poi a essere vanificato dal sopraggiungere di sorella la morte ma invece il risuscitato dello spirito è eh no do eternità al risuscitato dello spirito se quello non fa stupidaggine che non va di nuovo a suicidarsi eh, quella risurrezione la porterà alla vita eterna, non sarà eh, vinta nuovamente dalla morte, a meno che certamente il risuscitato non si impazzisca. Che adempia il proverbio sinistro citato da San Pietro: no? il cane è tornato al suo omito, la scrofa lavata è tornata ad avvoltolarsi nel brago. Se non succede questo, non succede niente e poi qui c'è la volontà. E quindi c'è il merito, anzi dice, dice lo, è la prima ad essere presente. Quindi attenzione eh? non, non, non si risorge dal proprio decadimento per vivere in di volere ecco, chiosa chi una frase a me molto cara eh? se non si vuole guardate volere è potere noi dobbiamo Sempre più riflettere sulla potenza veramente grande che ha la volontà, la, la, la nostra volontà. Io posso dire, da, da sacerdote, che si incontrano e ci sono situazioni di persone che non vogliono risuscitare. Nessuno verrà a dirti: Io non voglio risuscitare, ma te lo dicono con i fatti perché se tu non ti fai aiutare oppure dici, sì, 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 mi faccio aiutare. Ma ogni cosa che ti viene detta tu la, la, la di fatto vanifichi. Tu non vuoi risuscitare, vuoi continuarti a vivere la tua piccola vita. Vedete qui l'esempio, no, moralmente buona. Non sei un peccatore, non sei una peccatrice, ma vissuta al 10%, perché le, le miserie spirituali, eh, cioè, eh, quindi se una persona non è moralmente corrotta, non sperimenta l'orrore del, del, cioè, del peccato, quindi la disperazione, quella solitudine profonda, no, no, ma se non si correggono vizi e imperfezioni risarono la a cose di questo genere. Tu la felicità in questa vita non la conoscerai. Sarai buono, non vai all'inferno, ma non conoscerai la felicità in questa vita. Bene, riprendo la lettura, perché questo era un punto molto importante. Pace in terra agli uomini di buona volontà. Riprendo la lettura: questo non vi dico per giustificarmi, io a Dio solo devo rendere conto delle mie azioni. Ma voi siete i miei discepoli, i miei discepoli devono essere dei secondi Gesù, non deve essere in loro nessuna ignoranza e nessuna di quelle inveterate colpe per cui tanti sono solo di nome uniti a Dio. Attenzione anche qui: a Dio solo devo rendere conto delle mie azioni. Anche San Paolo dirà questa stessa cosa. A me non importa nulla di essere giudicato da voi o da un consesso umano. Il mio giudice è il Signore. E questo vale particolarmente per i ministri di Dio. Specialmente quando le loro azioni non sono capite o addirittura sono fraintese o addirittura sono eh, messe alla, alla berlina. Lo dico a me, lo dico a tanti confratelli stiamo sempre sotto gli occhi dell'altissimo e preoccupiamoci di lui sapendo bene che noi dovremmo rendere conto severo e rigoroso di quello che facciamo ma dobbiamo rendere conto a lui non, al, non alle creature non agli esseri umani eh. e se qualche essere umano viene a come dire a, a a chiederci di rendere conto per carità con tanta carità gli si dice guarda che io di quello che faccio non devo rendere conto a te ma devo rendere conto a domini dio la parentesi no dovrebbe essere ovvio ma non sempre è ovvio vi assicuro che può essere così in certe situazioni in certe circostanze proseguo tutto è suscettibile di buone azioni anche la cosa apparentemente meno atta ad esserlo. Quando una materia si presta alla, alla volontà di Dio, fosse anche la più inerte, gelata, lurida, può divenire moto, fiamma, bellezza pura. Vedete? Vi porto un paragone tratto dal libro dei Maccabei. Quando Neemia fu rimandato dal re di Persia a Gerusalemme, nel ricostruito Tempio e sul purificato altare si vollero offrire i sacrifici. Nemia ricordava come al momento della cattura da parte dei persiani i sacerdoti addetti al culto di Dio prendessero il fuoco dell'altare e lo nascondessero in un luogo segreto, nel fondo di una valle, in un pozzo profondo e secco, e facessero ciò così bene e così segretamente che solo essi seppero dov'era il sacro fuoco. «Questo ricordava i miei. e ricordando prese i nipoti di quei sacerdoti perché andassero al luogo che avanti di morire i sacerdoti avevano detto ai figli, e questi avevano detto ai figli ancora, tramandando così il segreto di padre in figlio, e vi prendessero il sacro fuoco per accendere il fuoco del sacrificio. «Ma scesi i nipoti nel pozzo segreto, non fuoco, non fuoco trovarono, ma densa acqua, una memma putrida, fetida, pesante.» Lì filtrata da tutte le ingombre cloache della devastata Gerusalemme e lo dissero a Nehemia, ma questo ordinò fosse presa di quella che gli fosse portata. E fatti porre la legna sull'altare e sulle legne sacrifici, spruzzò abbondantemente tutto, onde fosse aspersa ogni cosa con l'acqua melmosa. Il popolo stupito. E gli scandalizzati sacerdoti guardavano e fecero con rispetto solo perché era nemia che ordinava. Ma quanta tristezza nei cuori, quanta sfiducia. Come in cielo erano nubi a rendere triste il giorno, così nei cuori era il dubbio a rendere melanconici gli uomini. Ma il sole ruppe le nubi e scese con i suoi raggi sull'altare e le legne. Spruzzate dell'acqua melmosa, si accesero con grande fuoco che subito consumò il sacrificio, mentre i sacerdoti pregavano con le preghiere composte da Nemia e con gli inni più belli di Israele, finché tutto il sacrificio fu arso. E per persuadere le folle che Dio può anche con le materie meno atte, ma usate a retto fine, produrre prodigi, Nemia ordinò che il resto dell'acqua fosse sparsa su grandi pietre. E le pietre spruzzate dettero fiamme e in esse si consumarono nella gran luce che veniva dall'altare. Capito? Ora, ogni anima è un fuoco sacro messo da Dio nell'altare del cuore, perché serva ad ardere il sacrificio della vita con amore al Creatore della stessa. Ogni vita è olocausto, sebbene spesa, ogni giorno è un sacrificio che va consumato con santità. Ma vengono i predoni, gli oppressori dell'uomo e dell'anima dell'uomo. Il fuoco sprofonda nel pozzo profondo. E non per necessità santa, ma per stoltezza nefasta e là sommerso negli scorti. Coli di tutte le sentine dei vizi diviene fango putrido e pesante finché non scende in quel profondo un sacerdote e riporta alla luce del sole quel fango, posandolo sull'olocausto del suo proprio sacrificio. Perché sappiatelo, non basta l'eroismo del convertente, ci vuole anche quello di colui che converte. Anzi, questo deve precedere quello perché le anime si salvano con il sacrificio nostro perché così si giunge ad ottenere che il fango si muti in fiamma e Dio giudichi perfetto e grato alla sua santità il sacrificio che, ci, che si consuma. Faccio semplicemente notare, aspetto molto importante, quello che Gesù ha appena detto. Non ci vuole soltanto l'eroismo del convertendo. Ma anche di colui che converte in che senso? Nel senso che eh, non si converte nessuno, e qui parlo specialmente, se qualcuno sentirà, eh, ai miei confratelli, alle persone costituite in cura d'anima: le nostre chiacchiere non convertono nessuno se, se non sono precedute da pippi preghiera e penitenza eh. perché le, le anime sono come terre aride, senza acqua quindi quello bisogna innaffiarle anzitutto e questo è si fa con la preghiera e poi però bisogna anche vangarle ararle quindi per, per essere disposti ad accogliere il seme della, della parola perché se io butto un seme su una terra avete visto quelle terre rialze dal sole completamente piatte, il seme non c'è, non c'è fa niente ma l'ho bagnata è qualcosa ma non basta per la bagnata bisogna dissodarla quindi come diceva il buon santo curato Tarso quando andavano i preti a lamentarsi con lui che si convertiva nei parrocchi ha pregato ha fatto digiuno ha fatto disciplina ha fatto questo ha fatto quell'altro no vai comincia a fare questo e dopo ne, ne riparliamo proseguo la lettura questo è un paragrafo molto lungo eh Comunque Gesù continua a spiegare e a commentare. E allora che non essendo ancora sufficiente a persuadere il mondo che un fango pentito è ancora più ardente di un fango comune, di un fuoco comune, anche se fuoco consacrato, il quale fuoco comune serve solo ad ardere legna e vittime, ossia materie ed essere arse, ecco che questo fango pentito diviene tanto potente da accendere ed ardere anche le pietre, materie incombustibili. E non vi chiedete da che viene a questo fango questa proprietà, non lo sapete, ve lo dico io. Perché nell'ardore del pentimento essi si fondono con Dio. Fiamma con fiamma, fiamma che sale e fiamma che scende, fiamma che si offre amando e fiamma che si concede amando, abbraccio di due che si amano, che si ritrovano, che si congiungono facendo una cosa sola. E dato che la fiamma più grande è quella di Dio, ecco che essa trabocca, soverchia, penetra, assorbe e la fiamma del fango pentito non è più fiamma relativa di cosa creata, ma fiamma infinita di cosa increata, dell'Altissimo, potentissimo, infinito di Dio. Questi sono i grandi peccatori convertiti, veramente, totalmente convertiti. Generosamente datisi alla conversione, alla conversione senza nulla trattenere del passato, ardendo per prima cosa se stessi nella parte più pesante con la fiamma che si alza dal loro fango corso incontro alla grazia e toccato da essa in verità in verità vi dico che molte pietre in Israele saranno investite dal fuoco di Dio per queste fornaci ardenti che sempre più arderanno fino alla consumazione della creatura umana e che continueranno ad ardere le pietre le tiepidezze le incertezze le timidezze della terra dal loro trono in cielo veri specchi untori soprannaturali che ustori soprannaturali che raccolgono le luci unetrine per convergerle sulla umanità e accenderla di Dio. Facciamo notare anche qui i grandi peccatori convertiti, vediamo gli averbi che usa Gesù, eh? veramente la conversione deve essere vera, autentica, sincera. Poi totalmente convertiti. La conversione è autentica quando è totale. Non è che sì, lascio l'80% dei peccati e il 20 me lo tengo. No. Totale. Il passato non viene trattenuto, viene consegnato. Queste sono le conversioni grandi. E queste sono le conversioni che per il fatto stesso di essere sono capaci di bruciare le pietre. Erano fango. Ma sono capaci di bruciare le pietre. Vi ripeto che non avevo bisogno di giustificare le mie azioni di prendere una lettura. Ma ho voluto che voi entraste nel mio concetto e lo facesse vostro. Per ora, per altri casi con simili futuri, quando io non sarò con voi, un deviato concetto, un farisaico sospetto di contaminare Dio col portargli un peccatore pentito, non vi trattenga mai dal fare quest'opera, eh? che è coronamento perfetto della missione alla quale vi destino. Abbiate sempre presente che io non sono venuto a salvare i santi, ma i peccatori. E fate voi il somigliante perché il discepolo non è da più del Maestro. E se io non ripugno di prendere in mano i rifiuti della terra che sentono bisogno del cielo, che lo sentono finalmente, giubilando li porto a Dio perché questa è la mia missione. Ed ogni conquista è una giustificazione della mia incarnazione mortificante all'infinito. In non ripugnate dunque di farlo neppure voi, uomini limitati che più o meno avete tutti conosciuto l'imperfezione. E siete fatti della stessa natura dei fratelli peccatori, uomini che io eleggo a salvatori, perché sia continuata la mia opera nei secoli dei secoli della terra, quasi che io continuassi a vivere su di essa in una secolare esistenza. Anche qui devo fermarmi un attimo, quindi attenzione: eh. qui Gesù parla certamente di peccatori pentiti. Maria di Magno è, è, è l'immagine della peccatrice pentita, conversione totale, conversione vera, taglio col passato. Gesù non parla di di... di cioè, io sono venuto per salvare i peccatori, i peccatori che vogliono essere salvati però, non è che un peccatore si salva senza pentirsi. E su questo noi ministri dobbiamo fare estrema attenzione. Perché se un peccatore è pentito, anche se ti porta una montagna di fango, te la scarica addosso, per esempio in confessione generale, tu lo assolvi. Ma se il peccatore non è pentito veramente, devi ammonirlo, devi. Che il peccatore deve lasciare che si può lasciare non è vero che non si può lasciare il peccato, eh? Ma quello ambizioso, quello lussurioso di vecchia data, come fa? Fa, fa, come, come fa? Fa, basta volerlo, basta certamente volerlo la volontà è debole, quindi usare la grazia, pregare e stare vicino ai sacramenti e fuggire le occasioni. Sono tutti atti volontari, ma queste cose si fanno e come? Chiunque è nato da Dio non pecca, chi non pecca non l'ha mai, mai visto e conosciuto scrive San Giovanni e non scrive a Bambera San Giovanni. Gioia immensa per un peccatore pentito. Quando parla della, 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 della parabola della pecorella smarrita, scusate, c'è più gioia in cielo per un peccatore che si pente che per 99 giusti che non hanno bisogno di conversione. E Gesù dice: Ho fatto e vi ho detto queste cose perché voi dovrete essere i miei salvatori, io riviverei che salvatori. Cioè attraverso i suoi sacri e santi ministri, perdonatemi, Dio continua, Ges Gesù continua la sua eh, opera di salvezza in una sorta di mistica incarnazione continua. E guarda nelle anime di questi degni suoi ministri. A tal riguardo Gesù prosegue. E tale sarà perché l'unione dei miei sacerdoti sarà come la parte vitale nel grande corpo della mia chiesa, di cui io sarò lo spirito animatore. E intorno a questa parte vitale si accentreranno tutte le infinite particelle dei credenti a fare un unico corpo che, del, che dal mio nome avrà nome. Ma se mancasse la vitalità nella parte sacerdotale, potrebbero le infinite particelle avere vita? In verità che io, essendo in esso, potrei spingere la mia vita fino alle particelle più lontane. Trascurando le, le cisterne di canali otturati ed inutili, renitenti al loro ministero, perché la pioggia scende dove vuole, le particelle buone, capaci da se stesse di volere la vita, vivrebbero ugualmente la mia vita. Ma, ma che sarebbe allora il cristianesimo? Una vicinanza di anime ed anime, vicine eppure separate da canali e cisterne, che non sono più l'accio che unisce. Distribuendo in di ogni particella il sangue vitale venuto da un, da, da un unico centro, ma sarebbero muri e precipizi di separazione attraverso i quali le particelle si guarderebbero umanamente ostili, soprannaturalmente afflitti, dicendo nei loro spiriti. Eravamo, eppure eravamo fratelli, e tali ancora ci sentiamo per quanto ci abbiano divisi. Una vicinanza, non una fusione, e su questa rovina spenderebbe dolente il mio amore. E ancora, non pensatevi che ciò valga solo per gli scismi religiosi, no, serve anche per tutte le anime che restano sole perché i sacerdoti si rifiutano di sostenerle, di occuparsene, di amarle, contravvenendo alla loro missione che è quella di dire di fare ciò che io faccio: ossia, venite a me voi tutti, ed io a Dio vi condurrò. Andate in pace, e Dio sia con voi. Ecco bellissime queste. Considerazioni finali di Gesù che sono una nuova esortazione eh, alla santità, allo zelo per gli apostoli. Un sacerdote deve sostenere le anime, deve occuparsi delle anime, deve amarle, deve compiere la missione per cui è stato costituito. E qual è? Che deve fare un sacerdote? Venite a me voi tutti e io a Dio vi condurrò. Un sacerdote è colui che porta le anime a Dio e Dio alle anime, punto. È un uomo di Dio. Non sono altre le cose che deve fare un sacerdote. Il sacerdote non deve fare il l'uomo, come dire, del il public re, relation o il piacione, o il compiacente, o giocare a fare il, 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 il il vicino perché si veste come i laici dove staranno scritte queste cose ancora lo devo, lo devo andare a, a leggere. Compito d'un sacerdote è esattamente quello che Gesù qui ci ha detto, e basta. Bene, quindi qui c'è stata eh, una. Mh, esaltazione indiretta di di Magda da parte, da parte di Gesù perché lei è l'emblema della peccatrice convertita di colè che taglia tutti i ponti col passato di colè che fermamente vuole vivere una vita nuova è capace a sfidare mezzo mondo eh, come eh, in queste circostanze inevitabilmente accade pur di poterlo fare ora Nuovo paragrafo, forse l'ultimo, diamo un po' abbiamo, che si chiama il primo commiato, e cioè, dopo essere andato a predicare ai pescatori cirofenici, dai quali l'Iscariota si è fatto dare della porpora per la veste di Gesù, il Maestro con gli Apostoli si riunisce alle donne e tutti, e tutti insieme vanno a Cesarea Marittima, dove la Maddalena deve affrontare altre persone che le sono state compagne nella vita di piacere, lungo il cammino. Si sono abbattuti in sintica. Ah schiava greca fuggita dal padrone romano e l'hanno accolta mettendola al sicuro infine arriva il momento del commiato attenzione che di questa Sintica o Sintiche parla San Paolo nelle sue lettere quindi è un personaggio molto eh, importante all'interno dell'opera eh? Sintiche e San Giovanni di Endor si sì, sarà, sarà, sì, sarà diventato santo <golhanno> Giovanni di Endor era un altro grande peccatore convertito Due pagani che poi Gesù dovette allontanare a causa appunto delle mentalità ristrette di Israele, della cattiveria di Giuda, li ha dovuto mandare appunto a predicare in prima del tempo in, in Grecia perché non poteva più tenerli con sé. Storie molto, molto belle e molto, molto avvincenti. Comunque, veniamo a questo episodio. Presso un ponte su un torrente secco è fermo il carro delle sorelle di Lazzaro. I due cavalli pasturano con l'erba folta dalle rive del torrente, forse secco da poco e perciò consponde ben nutrite di erba. Il servo di Marta e uno, forse il conducente, sono pure sul greto, mentre le donne sono chiuse nel carro che è tutto coperto da una pesante coperta fatta di pelli gonciate che scendono a modo di cortine pesanti fino sul piano del carro. Le donne discepole si affrettano ad esso ed il servo che le vede per primo dà l'allarme alla nutrice, mentre l'altro si affretta a condurre i cavalli alle stanghe. Il servo intanto corre dalle padrone inchinandosi fino a terra. L'anziana nutrice, una bella donna di colorito di ma piacente, scende e resta e va dalle sue padrone. Ma Maria di Magdala le dice qualche cosa e lei si dirige subito alla Vergine dicendo perdona, ma è tanta la gioia di vederla che non vedo che lei. Vieni, benedetta, al sole brucia sul carro e ombra. <ride> Questa è andata a salutare Maria di Magdala, prima della Madonna. Ecco perché Maria di Magdala gli aveva detto qualcosa. Si capisce dal terrore della risposta. E salgono tutti in attesa degli uomini rimasti molto indietro. Mentre attendono, e mentre Sintica rivestita della veste che ieri aveva la Maddalena, bacia i piedi delle sue padrone. Come ci ostina a dirle lei, nonostante che esse le dicano che non è per loro né serva né schiava, ma solo ospite, in nome di Gesù, la Vergine mostra il prezioso fagottello della polpora, chiedendo come si può affidare quella cortissima barbetta il cui stampo rifiuta umidore e torcitura. Non si usa così, donna, va ridotta in polvere e usata come qualunque altra tintura. Questa è la bava della conchiglia, non è un capello né un pelo. Vedi come è friabile ora che è secca? Tu la riduci in polvere fine, la setacci perché non rimanga nessun pezzo lungo che macchierebbe il filato o la stoffa. Meglio se tingi il filato in matasse. Quando sei sicura che è tutta in polvere la sciogli come si fa con la cocciniglia o lo zafferano o la polvere dell'indaco o altre di altre cortecce o, o radici o frutti e la usi. Ferma la tinta con dell'aceto forte per ultima sciacquatura. Tecniche di <ride> composizione <ride> e di eh, confettura di vesti antiche, in particolare qui il colore delle vesti. Grazie, Noemi, dice Maria Santissima: Farò come tu insegni, ho ricamato con fili porporini, ma me li avevano dati già pronti all'uso. Ecco Gesù ormai vicino. È ora di salutarci, figli, vi benedico tutti nel nome del Signore, andate in pace, portando pace e gioia a Lazzaro. Addio Maria. qui si rivolge a Maria di Magdala. Ricordati che hai pianto sul mio petto il tuo primo felice pianto. Perciò ti sono madre, perché una creatura piange il suo primo piatto, pi pianto sul petto della sua mamma. Ti sono madre e tale ti sarò sempre. Quello che ti può pesare di dire anche alla più dolce delle sorelle, la più amorosa del, delle nutrici, <coughs> vieni a dirlo a me. Ti comprenderò sempre. Quello che non oseresti dire al mio Gesù, perché è ancora intriso di un'umanità che egli in te non vuole, vieni a dirlo a me. Ti compatirò sempre. E se poi vorrai dirmi anche i tuoi trionfi, ma questo preferisco che tu li dia a lui come fraganti fiori, perché lui e non io è il tuo salvatore, io giubidirò con te. Addio, ma mo fermi tutti. Qui si trova già Marta, qui non posso. Qui c'è la regina, la, la, la nostra regina, la mia regina, la regina dell'amore che parla e qui bisogna assolutamente dire qualcosa bellissime queste parole che dice il commiato da, da Maria che cosa quali sono quelle che dobbiamo fare nostre eh? quello che ti può pesare di dire anche alla più dolce delle sorelle vieni a dirla a me abbiamo fatto qualche guaio qualche marachella grossa eh? andiamo a dirla alla Madonna la sa, certo che lo sa ma la Madonna ci farà sentire la sua comprensione ti comprenderò sempre e poi sarebbero altre cose che anche se sappiamo che Dio ci vede dalla mattina alla sera non gliele diremmo a lui cioè non ne parleremmo con lui perché ci vediamo un po' troppo intrisi. Vieni a dirlo a me, prima ti comprenderò, ora ti compatirò sempre, non ce la fai ancora, sei ancora così debole, così imperfetto. E vieni, prenditi chi ti compatisce nelle tue infermità, scrive San Paolo, no? quindi chi dice, vabbè, dai, forza, coraggio, andiamo avanti e poi trionfi c'è proprio la quintessenza della madonna questi preferisco dice a lui cioè se mi devi dire una cosa un po pesantuccia che non c'è il coraggio dillo a me se ti devi un pochino sfogare eh, anche le cose umane insomma no dillo a me ma se c'è qualche trionfo dillo a lui la madonna Prosegue la sua distilleria divina di sapienza. Addio, Marta, ora tu te ne vai felice e in questa felicità soprannaturale perdurerai. Non hai dunque altro bisogno fuori di quello di progredire nella giustizia fra mezzo alla pace che nulla più turba in te. Fallo per amore di Gesù, che ti ha amata tanto da amare questa che tu ami completamente. Addio, Noemi, va col tuo tesoro ritrovato, come per il latte con cui la sfamavi, ora sfamati tu alle parole che essa e Marta ti diranno e giunge a vedere nel figlio mio molto più dell'esorcista che libera quale dal male addio sintica fiore di grecia che hai saputo risentire da te sola che c'è qualcosa più della carne ora fiorisci in dio e sii la prima dei nuovi fiori della grecia di cristo io sono molto contenta di lasciarvi unite così vi benedico con amore grande ogni sillaba che esce dalla bocca della nostra regina è veramente una musica edificante lo scalpiccio dei passi è ormai vicino alzano la tenda pesante e vedono che Gesù è a un due metri dal carro scendono sotto il sole cocente che invade la via Maria di Magdala si inginocchia ai piedi di Gesù dicendo io ti ringrazio di tutto e anche molto di avermi fatto fare questo pellegrinaggio tu solo hai sapienza ora parto spogliata dei resti della maria di un tempo, benedicimi per fortificarmi sempre di più. Sì, ti benedico. Godi dei fratelli e coi fratelli sempre più formati, e sempre più formati in me, addio Maria. Addio Marta. Direi a Lazzaro che io lo benedico. Vi affido questa donna. Non ve la dono, è mia discepola, ma voglio che voi le diate un minimo di capacità di intendere la mia dottrina. Poi verrò io, Noemi. Ti benedico e anche voi due. Marta e Maria hanno le lacrime agli occhi. Lo zelote le saluta in particolare, dando loro uno scritto per il suo servo. Gli altri hanno un saluto con muta cumulativo. Poi il carro si mette in moto. E ora andiamo in cerca di ombra. Dio le accompagni. Tanto dispiace, Maria, che esse se ne siano andate. Chiede a Maria Dalfeo, che piange, zitta, zitta. Sì, erano molto buone. Li ritroveremo presto. È cresciuta di numero. Avrai molte sorelle o figlie se più ti piace. È tutto amore, sia il materno che il fraterno. La conforta Gesù. E così termina questo episodio. Questo congedo, no? Bellissime anche qui eh, le parole di, di, di Maria di Magdala, il e la richiesta della benedizione a Gesù. Per essere sempre più fortificata nella sua lotta contro eh, tutto ciò che era stato e che si sta lasciando alle spalle, facciamo forse in tempo a leggere un altro paragrafetto che è abbastanza breve. Il suo giardino di Magdala ha cambiato destinazione. Quindi, Gesù è su uno dei colli della riva occidentale del lago. Io salterei un attimo così, non abbiamo tantissimo tempo. Le solite descrizioni spettacolari di. Di Mare di Magdala, che qui eh, comincia a fare un pochino di descrizioni geografiche dettagliate, però è meglio saltarle. No? E Gesù ha scelto questa località alla quale le persone possono accedere da molte città del lago della Galilea interna e da dove a sera è facile tornare nelle case. O trova ospitalità in molti paesi. Il calore è anche temperato per l'altezza e per gli alberi di alto fusto che sulla vetta hanno preso il posto degli ulivi. Vi è infatti molta gente oltre gli Apostoli e i Discepoli: gente che ha bisogno di Gesù per la salute o per dei consigli, gente venuta per curiosità, gente portata lì da amici o per spirito di imitazione. Molta, insomma. La stagione non più canicolare ma tendente alle languide grazie dell'autunno invita più che mai a, pelle a pellegrinare in cerca del Maestro. Gesù guarisce i malati, ammesta in paramore, risponde alle domande che gli rivolgono. Quando resta solo con l'apostolo dei discepoli, dice Ora, posto che nessuno più ci ha cercato, andiamo al lago. Riposeremo in Magdala. Nei giardini di Maria di Lazzaro c'è posto per tutti. Ed ella ha messo la sua casa a disposizione del pellegrino e dei suoi amici. Non occorre che vi dica che Maria di Magdala è morta col suo peccato ed è rinata dal suo pentimento Maria di Lazzaro, discepola di Gesù di Nazareth. Voi lo sapete già perché la notizia è corsa come fremito di vento in una foresta. Ma io vi dico ciò che non sapete, che tutti i beni personali di Maria di Lazzaro sono per i servi di Dio e per i poveri di Cristo. Ecco, e insomma, i beni personali di Maria di Magda vi assicuro che erano non indifferenti. Gesù non è più dove era nell'ultima visione, adesso qui ci sono dei puntini dentro la parentesi quadra, ma è in un vasto giardino che si prolunga fino al lago, oltre il quale, anzi, in mezzo al quale vi è la casa, preceduta e costeggiata da questo giardino che è sul dietro, però si prolunga almeno tre volte tanto quanto lo spazio è lato sul davanti della casa. Vi sono fiori, ma più che altro alberi, boschetti e recessi verdi, quali. Chiusi intorno a vasche di marmo prezioso, quasi come chioschi intorno a tavole e sedili di pietra. E dovevano esserci stati qua e là, lungo i sedili, lungo i sentieri, come al centro delle vasche. Ma ora restano solo i distrarre dell'estate a mettere un ricordo di essere, di essere presso i lauri e i bossi, e... o a specchiarsi nelle vasche colme di nipi d'acqua. La presenza di Gesù con i suoi e con la gente di Magdala, fra i quali è il piccolo Beniamino. Che ha osato dire all'iscariato che gli era cattivo, mi fa pensare che sia nei giardini della casa della Mandalena. Riveduti e corretti per il loro nuovo ufficio, con conlevare dagli stessi quelle cose che potevano disgustare, scandalizzare o ricordare il passato. Il lago è tutto un crespo grigio e azzurro, riflettendo il cielo su cui scolazzano bichiche delle vie piogge d'autunno. Eppure è bello anche così in questa luce ferma e pacata di un giorno. Che non è sereno e che ancora non è del tutto piovoso. Le sue rive non hanno più molti fiori, ma in compenso sono dipinte da quel sommo pittore che è l'autunno, e mostrano pennellate d'ocra o di porpora, ed estenuato pallore di foglie morenti per gli alberi e i vigneti che trascolorano, che trascolorano prima di cedere alla terra le loro vesti vive. E è tutto un punto nel giardino di una villa che è sul lago, come questa, che rosseggia quasi traboccasse trabocca nelle acque del sangue per una siepe di rami flessibili che l'autunno ha fatto di un ramo acceso da un fuoco. Mentre i salici sparsi sulla riva, poco lontano, tremano nelle loro foglie glauco argentee, sottili, ancora più pallide del solito prima di morire. Gesù non guarda ciò che io guardo, guarda dei poveri malati e quali impartisce giorni. Guarda dei vecchi mendiche quale dà denaro, guarda dei bambini che le madri gli offrono perché li benedica. Allora, piccola piccola considerazione prima di concludere eh, Allora, qui amici cari, è evidente che quello che viene insinuato è assolutamente vero. Cioè Gesù qui si trovava con gli apostoli in una vecchia un vecchio possedimento di Maria di Magdala, Gesù, rivela: Numero uno, che la grande penitente aveva destinato tutti i beni di Maria di Lazzaro per i servi di Dio e per i poveri di Cristo. Altro segno tentativo di conversione, no? Ma la cosa importante è che questa casa è stata un po' bonificata perché. Eh, non poteva rimanere pagana ecco tanto per fare una notazioncina catechetica al termine di queste cose attenzione a come teniamo a quello che ci sta dentro le nostre case io mi permetto di eh, segnalare alcune cose tossiche che vi prego di non tenere in casa per il vostro bene cominciamo dai quadri e dalle sculture oscene che sono molto diffuse nelle case. Spero non in nessuna di quelle che ascoltano, queste cose qui. Qui bisogna toglierli i nudi, cioè eh, io li vedo in certe case. Statue nude, dipinti di nudi: quelli bisogna buttarli via subito. Ok. Segni di superstizione, ferri di cavallo, corni, scope porta fortuna, tutte queste cose qui, quelle cose vanno prese e vanno buttate nel secchio, tutte, zucche, ogni tanto ne vedo qualcuna in giro di, di, di Halloween, via, e poi tutto ciò che è brutto. Il brutto, anche se non, anche se non è eh, che posso dire, un oggetto maleficiato o cose di questo genere, il brutto è sempre un richiamo al diavolo, perché il diavolo è brutto. Eh, io in certe case stanno certi mostri, maschere, totem, brut, brutture. Dico, ma voglio togli quella roba lì che se te le sogni la notte caschi dal letto, dico, ma che, che, cioè, che gusto c'è avere una cosa così brutta dentro casa? Cose belle ed edificanti nelle nostre case. Mi raccomando, unitamente è un grande decoro e un grande ordine che creando così un ambiente degno di Dio. Che Dio vi benedica e che la Santa Vergine tutti vi protegga. Ci aggiorniamo, se di alla prossima puntata.